l'operaio della medicina. C'è tanto da lavorare, purtroppo è un mercato in continua evoluzione che tira molto di questi tempi, perché pare che nel mondo, come dire, la voglia di dare la morte a qualcun altro sia la filosofia prevalente, la tendenza politica principale, una cosa che ormai non è stata digerita e triturata dal punto di vista etico, perché insomma noi siamo andati negli ultimi 15 anni, direi siamo arretrati 200 qualche cosa anni Incredibile. in termini di sviluppo del pensiero umano. Cioè culturalmente oggi alla casta politica italiana, e non solo italiana, un documento come il manifesto di Russell Einstein del 1955 è una cosa che risulta difficile o quasi impossibile da capire, perché non hanno gli strumenti culturali per saperlo leggere. La scelta di curare chiunque, a prescindere da come la pensa, da che etnia, per chi vota o di chi è nemico. I morti, quel che sanno i morti, e non dicono niente, sanno tutto. Anche quando sei in casa da solo la notte, porte, finestre chiuse, loro sono lì. Che sei andato a letto, è tardi, hai spento la luce, sei sveglio al buio, ti vengono di quei pensieri che non si possono dire. Loro sono sempre lì, ti leggono dentro, ma sono buoni, fanno finta di non esserci. Brividi. È strano trovare una cosa del genere in un museo di un ospedale. Le foto sono bellissime. Non è che i morti sono un'altra cosa. Siamo noi tra un po'. Hai fatto l'anatomia dei muscoli dell'avambraccio. Come ti sembra la percezione della morte da noi e in altri luoghi? C'è differenza, secondo te, in Africa, in Asia? Ma sento dire di sì dalla maggior parte delle persone. Io non ho un giudizio personale, perché intanto ci sono delle barriere linguistiche che rendono molto difficile capire quando si parla di argomenti comunque così delicati. E poi perché non credo che esistano le culture, esistono sempre tante culture nello stesso luogo, e quindi dire assegnare bollini, etichette, mi pare un esercizio complicato, io non sono capace di farlo. La cultura mia, la mia personale, intendo dire, è un rapporto così, molto molto difficile con la morte. Con la morte in generale, con la morte mia, con la morte di altre persone. Ovviamente sono cose diverse, sono realtà totalmente diverse, ma in fondo bisognerà in qualche modo riuscire a farci conti. Quando ti trovi invece in sala operatoria di fronte a persone che ti arrivano in immediato pericolo di vita, credo sia più efficace cercare di mantenere un atteggiamento estremamente scientifico, estremamente freddo, molto tecnico, insomma, e non lasciarti coinvolgere molto in quel possibile dramma imminente. Io opero spesso, quasi tutti i giorni, bambini e ragazzini, 5, 6, 10, 12 anni, 14, range quello lì.
Io non voglio vederli il giorno prima. Ma non vado a visitarli. E discuto con la Gina, che è di là, che fa rianimatore ed è il responsabile medico dell'ospedale. Dice, ma vieni a vedere. No. Mi fai vedere tutti gli esami, ok, guardiamo l'ego, guardiamo qui, ma per venire a dire ciao Ali o ciao Mohamed o ciao George, perché? Certo, non sto dicendo che non serve l'esame clinico, però credi, io ho anche, come dire, la mia di integrità da preservare. Io prendo un bambinettino così, vado lì, gli faccio una bella carezzina, poi pensi, dunque domani ti fermo il cuore, faccio quel che c'è da fare e poi vediamo se riparte. Cioè, preferisco non averlo visto, no? Non so se mi spiego. Che non è, come dire, disinteresse, è un po', se vuoi, un po' egoista, ma siccome non toglie niente al paziente... È una protezione, cioè, forse tu si dà un po' di protezione a me. Ad essere... Uno dice, oh, 3% mortalità bassa. Beh, dipende. Dipende se ti capita di essere nel 97. Se ti capita di essere uno di quei tre, non è basso, cioè è globale. Il problema è che invece è dura psicologicamente farci conti quando si parla della propria morte. Perché sulle morti altrui credo proprio che problemi non ce ne siano. Non ci sono problemi sulle vite altrui di durarsi sulla morte. Sulla propria, lì si apre, come dire, uno scenario, una tavolozza, ci sono dentro tutte le sfumature possibili, insomma. Ecco, io personalmente spero che, per quanto mi riguarda, ecco, venga, che sia un sonno, insomma, una notte vado a letto, punto.